ragazzi, bentornati! Sicuramente vi sarà capitato di vedere su YouTube un video tag molto molto famoso che si chiama 5 oggetti, 5 storie, ovvero si tratta di prendere dalla nostra camera, dalla nostra casa 5 oggetti e raccontare la storia che c'è dietro di loro, solo per raccontare, diciamo, agli iscritti del canale qualche cosa in più su, appunto, sulla youtuber che fa il video. Dato che perlomeno per il momento il mio canale è interamente dedicato ai libri, ho deciso di fare lo stesso video tag però sui libri, quindi lo chiamerò, come vedrete anche sotto, 5 libri, 5 storie. Allora, prima di tutto vi dico che due dei libri di cui vi parlo purtroppo non li ho qui con me perché sono a casa della mia mamma e come ogni volta vi riprometto di andare a prendere, a cercare e portarli per fare il video, poi alla fine ho sempre da fare, quindi insomma al momento non ce li ho con me, però vi lascerò come sempre l'immagine. Cominciamo! I primi due libri di cui vi parlo sono quelli che appunto non ho qui con me, così intanto quelli ce li togliamo di mezzo. Il primo libro è La bambina della sesta luna di Moonie Witch. La storia che sta dietro questo libro è molto carina, nel senso che io l'ho acquistato quando facevo le medie, perché credo che sia uscito nel 2002, quindi avevo 12 anni e facevo le medie. Praticamente dovete sapere che qui, insomma, dove sto io, ogni anno la biblioteca dedica una stanza a quella che si chiama mostra del libro. Che cosa significa? Significa che vengono messi in mostra su dei lunghi tavoli in questa grande stanza moltissimi libri e novità, tutti nuovi, ecco, non di quelli che già appartenevano alla biblioteca, e tutte le scuole del comune sono invitate a diciamo, partecipare e a portare i propri studenti appunto a visitare la sala. Quindi quando ero piccolina io, ogni anno c'erano questi giorni dedicati appunto alla mostra del libro e i professori ci portavano per un'oretta a visitare la sala. Quando ero piccola io ci permettevano di portare dei soldi con noi, chi voleva, chi più, chi meno, insomma, dicevano semplicemente: dite ai vostri genitori che se vogliono vi possono dare qualche soldo perché si potrete comprare un libro se vi interessa. Credo invece che oggi attualmente non lo faccio più fare, nel senso che non si sa per quale assurdo motivo i professori hanno quest'idea che c'è qualche bambino che porta qualche soldo in meno o qualche bambino che non può portare soldi, anche se insomma credo che per un libro ci dovrebbero sempre trovare, comunque vabbè. E quindi per non mettere in difficoltà quel dato bambino, nessuno può più comprare il libro. Ora, questa è una mia opinione personale, però ovviamente il 99% di quei bambini non torneranno alla mostra del libro con i propri genitori, perché l'occasione è soltanto insieme alle scuole, e non si sa perché, con questa paura di chissà quali turbe psichiche possano attaccare il cervello di questi bambini che magari hanno un po' di soldi in meno e possono permettersi un libro magari che costa meno, ecco, con questa scusa nessuno compra più un libro. Ottimo, anche perché voglio dire, quando ero piccola io la situazione era la stessa, insomma c'era chi portava di più, chi portava di meno, però nessuno è cresciuto con dei problemi, non lo so, a relazionarsi con gli altri solo perché ha comprato un libro che costava un po' meno. Comunque vabbè, lasciamo perdere queste cose assurde che succedono a scuola e proseguiamo. Allora, appunto, siamo nel 2002, siamo andati, andiamo a questa mostra del libro e io quasi subito ho visto il libro La bambina della sesta luna, però non ricordo quanto costava, magari costava, non lo so, 15 euro e ne avevo 10, non ricordo, comunque ne avevo un po' meno. Quindi niente, dicevo ok, non lo posso prendere, allora mi mettevo andavo magari in altri reparti, guardavo, andavano di moda per esempio le ragazzine, andava di moda Piccoli brividi, insomma, andavo a vedere questi libri e poi tornavo sempre a vedere La bambina della sesta luna. Poi tornavo via e dicevo no, non ce l'ho i soldi, come faccio? La mia mamma mi brontola, poi se li chiedo a qualcuno in prestito, e quindi tornavo a vedere qualcos'altro e poi tornavo lì.
Insomma, alla fine, gli ultimi 5 minuti, i professori facevano su, 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 andiamo che torniamo a scuola. Io vado dalla mia amica e gli faccio: Chiara, per favore, mi presti qualche soldo perché voglio comprare questo libro. Lei mi ha prestato e io l'ho comprato. Sono tornata a casa nel panico perché non volevo dire alla mia mamma: mamma, dobbiamo rendere dei soldi a un'altra bambina perché non li avevo, insomma, però volevo comprare questo libro. In realtà, ovviamente, la mia mamma mi ha detto: hai fatto bene a chiedergli, non c'è problema, glieli abbiamo resi, ovviamente, e non mi ha brontolata perché avevo comprato un libro che costava un po' di più. Anzi, oltretutto, questo era un libro di una saga, non ricordo quanti erano, comunque sono diversi libri, e io ho amato veramente questa saga, tanto che dopo via via che uscivano quelli successivi li ho sempre comprati, perché era una bellissima storia di una ragazzina, di magia, di avventura. I libri erano tutti ben collegati tra di loro, nel senso che molto spesso, insomma, nei libri successivi c'erano riferimenti ai libri precedenti, insomma era una bella storia compatta. E oltretutto, in fondo al libro, era bellissimo, c'era una nella copertina, insomma nell'interno della copertina c'era un alfabeto segreto che veniva utilizzato, insomma, da Nina, da questa bambina. E io l'avevo imparato a memoria e anche utilizzavo per i miei bigliettini segreti, quindi alla fin fine, insomma, spendere un po' di più è meritato perché ho un bellissimo ricordo di questo libro. Il secondo libro di cui vi parlo e che appunto non ho qui con me è Era mio padre di, scusate lo leggo perché non me lo ricordo, Collins Max e Rainer Richard. Anche se in realtà il libro, se non mi sbaglio, è stato tratto dalla sceneggiatura del film. Allora, perché ho scelto di inserire questo libro? Perché, a parte che è un bellissimo libro, io l'ho letto sempre da ragazzina, non ricordo in realtà di preciso quando, comunque ero, non so se medie o probabilmente alle medie. L'aveva letto la mia mamma, mi aveva detto: guarda, leggilo perché è veramente veramente bello. Tanto che io, insomma, mi fido sempre dei consigli della mia mamma e mi sono messa appunto all'opera e ho cominciato a leggere il libro. Quello che mi ricordo è che appunto ero in camera mia, la mia scrivania, tutta, come insomma saprete, quando si arriva in fondo ai libri siamo tutti lì concentrati con la voglia di arrivare in fondo, specialmente se il finale è particolarmente coinvolgente, e io appunto ero a questa scrivania che leggevo come una forsennata per arrivare in fondo, e poi il libro è finito, io mi sono accorta che stavo piangendo. Sono scesa giù in cucina dalla mia mamma e ho fatto: mamma, no, non può finire così, non è possibile. E lei che mi guarda con due occhi fa: oddio Martina, non te la prendere così tanto. Io: no, non è possibile. E singhiozzavo. Io ho inserito questo libro perché è praticamente il primo libro, ma credo che sia anche l'unico, che io ho finito e piangevo, ma non piangevo col dire mi sono riempiti gli occhi di lacrime, no, io piangevo come una forsennata perché mi aveva commosso veramente tanto il finale del libro, e quindi l'ho inserito in questa classifica, tra virgolette, che poi non è una classifica, perché è stato il primo libro che mi ha fatto commuovere. Io sono sensibile ora, evidentemente ero anche molto sensibile anche da più piccola, e mi aveva talmente coinvolta che mi ha fatto piangere. Quindi leggete il libro perché per forza vuol dire che sa trasmettere qualcosa di concreto, ecco. Siamo adesso invece ai libri che ho qui con me. Allora, il primo che vi presento è molto particolare. Caro Babbo Natale, non c'è nemmeno scritto l'autore, comunque è un librettino, non so nemmeno se farvelo vedere da vicino perché cerchiamo una scintillina, non so se mette a fuoco la fotocamera, comunque vabbè, insomma è un librettino minuscolo con, non so se si vede, ma ci sono i disegni e due frasine in fondo, cioè proprio veramente niente, è completamente tutto un po' rovinato, ci sono i disegni in fondo, insomma era di quando ero veramente piccola. Allora, questo libro l'ho inserito perché è il primo libro della mia vita. Questo ovviamente mi è stato regalato senza che io sapessi leggere, chiaramente, io ero piccola, piccola, piccola. E il mio babbo, io non facevo leggere di continuo, il mio babbo me lo leggeva, tanto che io quando apro e vedo i disegni mi tornano sempre in mente delle sensazioni particolari, proprio quello che provo
provavo all'epoca quando guardavo i disegni ammirata e mi facevo leggere il librino dal mio babbo. Che cos'è di particolare questo libro? Ah, il fatto che io lo conoscevo a memoria. Nel senso che quando mio babbo si metteva lì e lo leggeva, a volte magari per stanchezza o per distrazione, diceva una parola sbagliata, io lo correggevo, nonostante non sapessi leggere, io lo sapevo, lo conoscevo a memoria, quindi ogni frase era nella mia mente e se qualcuno sbagliava a leggermelo io correggevo perché volevo che si dicesse esattamente con le stesse parole. E quindi niente, mi sembrava carino inserirlo perché comunque è il primo libro della mia vita e chissà, magari proprio grazie a questo ho cominciato ad amare la lettura. L'altro libro di cui vi parlo è un po' più recente, in realtà ho il secondo volume, ma io vi racconterò la storia che c'è dietro al primo, che non è qui con me perché togliendo la copertina è totalmente nero e lo sto usando per insomma, una recita, un musical che facciamo qui con dei ragazzi, amici miei, insomma, e quindi lo uso lì su, appunto, come oggetto di scena e al momento quindi non è con me perché l'ho portato dove facciamo le prove. Quindi vi faccio vedere il secondo, che è New Moon di Stephanie Meyer, ma in realtà io intendo Twilight, cioè il primo volume. Che cosa c'è da raccontare su Twilight? Allora, la mia storia dietro a questo libro non è assolutamente legata al film. Bensì, la mia mamma aveva i libri, appunto, una volta usciti, insomma, gli vennero inviati insieme alle novità nella sua libreria. E io stavo cercando un libro, cosa leggo, sono rimasta senza leggere e lei mi disse: ma leggi questo, perché ho letto la trama e sembra carino. Allora, io dico subito che all'epoca avrò avuto 16-17 anni, credo, e niente, non è che magari ora non lo leggerei, ecco, non sarebbe proprio il mio genere, però all'epoca, insomma, dissi: vabbè, ricomincio a leggerlo. E io mi ricordo, insomma, che ci ho ritrovato un sacco di cose. Per esempio, io stavo con un ragazzino che suonava il pianoforte e c'era Edoardo, come saprete, come tutti sapranno, che suona il pianoforte, e poi c'è, non lo so, c'era una bella storia d'amore, intrigante, insomma, a me piaceva veramente molto questa ragazza un po' imbranatina come sono io, che casco a piedi ferma, insomma, mi ci ritrovavo per diverse cose, lei che ama leggere, insomma. E quindi niente, la storia che sta dietro questo libro è il fatto che io l'ho scoperto prima di tutti gli altri, nel senso che non sapevo assolutamente che ne sarebbe stato tratto un film, l'ho letto proprio con molta tranquillità e col dire, insomma, è un libro, sì, è una novità di questa autrice che non ho mai sentito e basta. E invece alla fine poi l'ho amato veramente perché era proprio, insomma, il libro adatto per quell'età lì. L'ho letto volentieri, poi ho letto i seguiti, poi sono usciti i film, quindi addirittura il quarto libro ho proprio aspettato l'uscita proprio fuori dalla libreria per riuscire a leggere, insomma, tutti abbiamo una di queste storie alle spalle. Però ecco, riguardo a Twilight, io posso dire che comunque l'ho letto senza conoscere assolutamente la storia che c'era dietro, senza conoscere l'autrice, e in ogni caso mi è piaciuto perché ci ritrovavo qualcosa di me, ecco. L'ultimo libro di cui vi parlo è sempre molto recente ed è Splendore di Margaret Mazzantini. Perché vi parlo di questo libro? Perché è bello il modo in cui l'ho acquistato, nel senso che lei è stata la prima autrice comunque famosa anche a livello nazionale e probabilmente anche internazionale, la prima autrice appunto che ho incontrato dal vivo. Avevo anche scritto su questa esperienza un post sul blog, se lo ritrovo, insomma, ve lo linko sotto. In ogni caso, praticamente c'è una sala che si chiama, se non mi sbaglio, il Giardino delle Idee, in città qui vicino a casa mia, e niente, organizzano degli eventi dove chiamano anche, se hanno la possibilità, ospiti famosi, insomma. Una volta, per dire, c'è stato anche Cracco, ecco. Quando ho scoperto che c'era Margaret Mazzantini, io poi di lei purtroppo sono molto ignorante perché non ho letto niente, questo è l'unico libro che ho letto della Mazzantini, dissi a mio marito: no, andiamo assolutamente, perché ho piacere, insomma, è un'autrice famosissima, avrei piacere di sentirla parlare.
siamo andati quindi la sera a questo evento, c'erano. Prima di tutto siamo arrivati in ritardo perché mio marito conosceva una scorciatoia, ci avevamo messo 3 ore per arrivare, insomma, e alla fine c'era tantissima gente, noi siamo rimasti in piedi alla parete, lei è arrivata e venivano fatte le domande riguardo soprattutto a questo libro, perché comunque lei presentava il suo ultimo libro. Ed è stato molto carino ascoltarlo, oltretutto è una donna anche molto molto colta, nel senso utilizzava anche un linguaggio ben ricercato, e è stato un piacere ascoltarla e ascoltare che cosa l'ha spinta, che cosa l'ha ispirata per la scrittura di questo libro. E poi alla fine la cosa più bella è stata che ovviamente lei si fermava, è stato predisposto insomma uno spazio in cui lei si è fermata alla fine per autografare i libri. Quindi c'era chi come mi aveva comprato questo, in quell'occasione se l'è fatto autografare, chi invece aveva portato anche altri libri di questa autrice per farseli firmare. E nel mio, come vedete, c'è scritto a Barbara e Martina, perché l'ho fatto dedicare anche alla mia mamma, perché a lei piace molto Margherita Mazzantini e non era potuta venire quella sera. Niente, poi il libro, non so, per chi mi segue insomma saprà che mi è piaciuto e non, insomma, la Mazzantini ha un modo molto particolare di scrivere che in alcuni tratti non mi piace molto, oltretutto il finale è molto particolare e secondo me molto discutibile, anche se per ora ne ho parlato soltanto con un'altra ragazza che l'ha letto. E anzi, se qualcuno di voi l'ha letto, lasciatemi la vostra opinione perché ho piacere di sapere come avete interpretato il finale. In ogni caso è stata una bellissima esperienza e spero veramente di avere altre occasioni di conoscere autori così, perché indipendentemente che ci piacciono o meno è sempre molto interessante starli ad ascoltare e appunto sentirli raccontare la loro esperienza di scrittori. Bene ragazzi, il video si conclude qui, io spero di riuscire a caricarlo questa sera che è domenica, comunque altrimenti lo vedrete domani che è lunedì, per me e per voi sarà oggi, va bene? Insomma, io niente, vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video e niente, vi auguro buone letture, tutti i link come sempre sono qua sotto. Iscrivetevi al canale mi raccomando e condividete il mio video perché mi fa piacere se anche altre persone appassionate di libri cominceranno a seguirmi. E niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao!